Mercato Juve, sprint di Paratici per alcuni top player nel mirino di Marotta. Intrighi, retroscena e incredibili incroci di mercato sono all'ordine del giorno quando si parla di calciomercato. E, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, abbiamo imparato che nulla è impossibile e può succedere veramente di tutto. La dimostrazione è stato l'affare del secolo che la scorsa estate ha portato un certo Cristiano Ronaldo a Torino e all'orizzonte si prospettano ancora molti altri colpi di questo calibro per la vecchia signora. Attenzione al testa a testa tra Paratici e Marotta per alcuni di questi enormi obiettivi di mercato in comune. L'attuale DS bianconero infatti starebbe provando a beffare l'ex dirigente juventino, soffiandogli almeno due top player di livello mondiale. Il primo è Luka Modric, che i neroazzurri hanno inseguito e trattato a lungo l'estate scorsa e che vorrebbero ancora portare a Milano. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna però, la Juve avrebbe accelerato e probabilmente anche superato la concorrenza dei rivali con un'offerta economica e progettuale che avrebbe convinto il fenomeno croato a scegliere i bianconeri. Attenzione però anche al secondo nome a sorpresa, altro big straordinario che sta per accendere un nuovo accesissimo derby d'Italia di calciomercato. Nel calderone è finito infatti anche Ivan Rakitic, altro eccezionale centrocampista croato sul quale hanno posato gli occhi sia Paratici che Marotta. Il classe 88, secondo quanto assicura Marca in Spagna, sarebbe stato messo sul mercato dal Barcellona visto l'imminente arrivo in Blaugrana di De Jong. Questa novità ovviamente ha fatto drizzare le antenne alle due big italiane che stimano Rakitic da tempo, con i bianconeri pronti a sferrare l'assalto al momento giusto. Ma, sempre dalla Spagna, è arrivata anche un'altra clamorosa notizia di mercato per un terzo nome veramente super sul quale sta puntando fortissimo la Juve. Stiamo parlando di Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da AS infatti, il trequartista danese sarebbe sempre più lontano dal rinnovo con il Tottenham e il Real Madrid, grosso concorrente della Juve nella corsa al 26enne, si starebbe tirando indietro per virare su altri obiettivi. La vecchia signora rimane sempre alla finestra per Eriksen, ma intanto sta trattando anche un altro giocatore che in queste ore sarebbe balzato in cima alla lista della spesa di Paratici. Sarebbe Ndombele del Lione l'obiettivo numero uno della Juve per il centrocampo. Tanto che la dirigenza bianconera, dopo averlo studiato e osservato per parecchio tempo, in questi giorni avrebbero incontrato l'entourage del calciatore francese per imbastire una possibile trattativa. Il quinto nome di questa raffica di mercato della Juventus è però quello più bollente al momento. Paratici pronto ad andare all-in e il giocatore si è convinto. Sempre dalla Spagna arrivano ottime notizie, Isco avrebbe definitivamente deciso di lasciare il Real Madrid. Ne è convinto Don Balon, il pallino di Paratici e Allegri avrebbe anche già avvertito Florentino Perez, mettendogli sul piatto le offerte di Bayern Monaco, Manchester City e appunto Juventus. I bianconeri però sarebbero in netto vantaggio, visto che i contatti con Isco e i suoi agenti vanno avanti da molto tempo. Non solo movimenti per la prossima estate però. Stretta finale per il mercato di gennaio, oltre a Caceres, pronti altri tre colpi subito.